Io sono un fotografo del medio ambiente, specializzato in montagna. Credo che la fotografia sia un mezzo molto importante e molto diretto per spiegare alla persona, alla gente, le problematiche del calentamento globale. Mi nome è Federico Santini, io sono un direttore e cineasta di documental. Nell'ultimo periodo mi dedicai molto più al documental del medio ambiente e della montagna. Entonces, quando incontrai Fabiano nel 2013, mi incantò molto questo progetto, perché viajando per tutto il mondo mirai come il cambio climatico se va a cambiare, non solo per la natura, anche per la società. ¿No? Questo progetto mi incantò molto e fui molto felice di fare il documental per la spedizione del 2013. E ora siamo qui in Argentina per realizzare il progetto, in particolare nella zona della Patagonia, e andare a tomare la stessa fotografia che tomò padre Alberto De Agostini, che era un salesiano, un italiano, che trabajò qui in Argentina, in Cile, per più o meno 50 anni e tomò molta fotografia dei glaciares, come questa. Queste sono le fotografie che io porto conmigo per mirar il paisaje e buscar lo stesso luogo da dove De Agostini tomò questa fotografia. E vado a ripetere la stessa fotografia con la stessa visuale. Con il confronto fotografico, con la comparazione, si può mostrare facilmente come il paesaggio si va a cambiare. È molto difficile andare a buscare lo stesso luogo da dove il fotografo come De Agostini tomò la prima fotografia del luogo. Molti dei luoghi dove De Agostini tomò la fotografia sono la cumbre della montagna. La situazione qui in Patagonia è molto simile all'Alaska, al Karakorum, al Caucaso. Tutti i glaciari del mondo si vanno ad abbassare, a retroceder. Ed è molto importante spiegare alle persone questo meccanismo. Però il calentamento globale è una responsabilità umana, una grossa responsabilità la tiene l'umanità. Tenemos che confrontarsi con questo problema, perché per molto tempo si parlò della colpa, è colpa dell'ombre, è colpa della naturalezza, ma per me non è questo il problema. Il problema è che tenemos che confrontarsi con questo e che capire cosa si può fare.